Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, visto che si è appena, insomma, più o meno appena concluso il 2022, ragazzi, devo filmarvi il video con i miei prodotti preferiti, quelli di cui non riesco davvero a fare a meno di tutto l'anno. Preparatevi quindi per una super carrellata di prodotti che sono un mix tra skincare, hair care e makeup. Partiamo proprio con l'hair care, quindi la cura dei capelli. Ci sono, in realtà non è stato facile selezionarne solo 4 da consigliarvi, ma volevo cercare di tenere questo video ad una lunghezza normale, diciamo. Primi sono 3 prodotti di Olaplex, appunto uno l'ho finito ieri, quindi non ho la boccetta da farvi vedere, ma sono 3 prodotti di Olaplex. Io amo questo brand. Per quanto mi riguarda è stata un po' la scoperta del secolo, perché sono prodotti particolarmente adatti a chi ha i capelli molto secchi, colorati, sfibrati, danneggiati, e su di me fanno miracoli. Sono in particolare il numero 0, che è quello che ho finito, il numero 3, che è questo, ed il numero 6. Ci sono poi tantissimi altri prodotti della linea Olaplex. Se mi seguite da un po', già mi avete sentito menzionare questo brand, perché appunto è un brand che amo. Faccio almeno 2 volte a settimana il trattamento con Olaplex numero 0 e poi con Olaplex numero 3. Vanno utilizzati, si possono utilizzare in realtà anche singolarmente, ma vanno utilizzati uno dopo l'altro senza risciacquare il numero 0. Vado appunto a lasciarlo in posa 10 minuti, poi applico questo, il numero 3, sopra, lascio in posa altri 10 minuti almeno, lo lascio sempre un po' di più in realtà, e poi procedo direttamente con il lavaggio dei capelli. Questo è un doppio trattamento super ristrutturante che per i miei capelli è favoloso, me li lascia morbidissimi. E poi altro prodotto che voglio assolutamente consigliarvi è questo olio per capelli di Balmain. Se avete visto il mio video dell'anno scorso in cui spacchettavamo, appunto dicembre 2021, in cui spacchettavamo il calendario dell'avvento di Balmain, c'era all'interno di quel calendario questo olio per capelli, ragazzi. Questo è quello che mi rimane dopo un anno di utilizzo. È fantastico questo prodotto, è un altro olio per capelli che voglio consigliarvi, l'ho finito quindi non ho la boccetta, è l'olio Guizhou. Questo è di Balmain, sono entrambi veramente fantastici, li applico solo sulle lunghezze, quindi da qui in giù sui capelli, altrimenti rischio che diventino tipo un po' troppo unti sulla radice. E questo, ragazzi, sia quello Guizhou, non so bene come si pronuncia, che questo di Balmain sono fantastici, mi lasciano i capelli morbidi, lucidi, li sento proprio più idratati, più nutriti, se no sono secchi, e in particolare con le doppie punte eccetera, questi oli stanno veramente facendo la differenza sui miei capelli. Ne ho sentito parlare, mi sa su TikTok, di quanto sia importante per chi ha i capelli come i miei questa tipologia sfigata di applicare tanto olio sulle lunghezze, e vi devo dire che se continuate a farlo, io lo sto facendo appunto da 6 mesi circa, la differenza si vede e si sente, perché si vedono sia molto più luminosi e poi sono anche molto più morbidi al tatto. Poi, per quanto riguarda la skincare, anche qui è stato difficilissimo selezionare solo pochi prodotti, ve ne avrei fatti vedere 50, sto selezionando veramente troppa roba, poi ho pensato ok, no, questo forse è un pochino troppo, quindi volevo farvi vedere proprio solo i prodotti senza i quali io non posso vivere. È un prodotto, un ingrediente più che altro, lo sapete già se mi seguite, senza cui io non posso vivere, è il retinolo per quanto riguarda la skincare. Quindi il prodotto che io più amo e non potevo non menzionarvi in questo video, perché da quando lo utilizzo la mia pelle è cambiata e penso che si possa vedere anche, perché se anni fa avevo sempre brufoletti, la grana della pelle era molto più meno perfetta, ok? Molto, avevo tante più imperfezioni, tanti più pori dilatati, tanti più punti neri e appunto tantissimi brufoli. Ho sempre avuto almeno qualche brufoletto, io dovevo averlo sempre. Ragazzi, questo prodotto, la tretinoina,
mi ha cambiato la pelle. Io non ho praticamente più punti neri, non ho mai, praticamente mai, cioè se ne ho due all'anno, uno all'anno è già tanto, non ho praticamente mai brufoli, i pori dilatati non si vedono più ed è veramente, è fantastica. Questa però ragazzi non si può acquistare senza ricetta medica, perché è un farmaco, perché la concentrazione di retinolo qui è molto alta, quindi potete farvela prescrivere dal vostro medico, dal dermatologo, eccetera, oppure potete utilizzare altri prodotti da banco che non necessitano di ricetta medica, hanno semplicemente una concentrazione di retinolo un pochino più bassa. Bisogna abituare la pelle ad utilizzare questa crema e seguire le istruzioni del medico, perché il retinolo, quando si inizia ad utilizzarlo, può essere un po' troppo aggressivo. Bisogna veramente abituarsi piano piano, e poi ci sono anche tantissimi accorgimenti per quanto riguarda la luce solare, perché quando applicate questo prodotto non ci si può esporre assolutamente ai raggi solari, perché rischiamo delle bruciature. Ho visto i risultati online di chi l'ha fatto, e appunto è una cosa su cui bisogna stare attenti, quindi questo è un prodotto che si può avere, appunto, si compra in farmacia soltanto con ricetta medica, ma esistono tanti altri prodotti che contengono retinolo e che non necessitano di ricetta medica. Voglio in particolare menzionarvi due brand. Il primo è Pixi. Io ho fatto analizzare alla mia amica dermatologa tutti gli ingredienti di tutta questa linea Pixi al retinolo ed è rimasta anche lei molto impressionata dagli ingredienti, mi ha detto che sono ottimi e che sono assolutamente un buon sostituto o un buon accompagnamento, si può dire così, alla pomata che vi ho fatto vedere. In particolare Pixi ha appunto tutta questa linea color lilla con prodotti che contengono retinolo. È un prodotto super raro da trovare di questa linea che io ho già finito ed ho amato ragazzi, è la crema occhi. Esistono pochissime creme occhi in commercio contenenti retinolo, questa non si può applicare sul contorno occhi perché è troppo concentrata, e quindi io ho amato la crema occhi Pixi con retinolo. Qui ho anche la crema per il viso, la lozione per il viso, sempre Pixi con retinolo, e questo è il detergente con retinolo e ceramidi. Adoro tutti i prodotti di questa linea, ho anche il tonico che sto utilizzando e sono tutti fantastici. Mi raccomando però prima di iniziare ad utilizzare il retinolo, perché è vero che fa miracoli, ma bisogna seguire alcune istruzioni, quindi anche tutti questi prodotti che vi sto facendo vedere vanno tutti utilizzati solo la sera, mai il giorno prima di uscire, sempre per l'esposizione al sole. E altro brand che ha dei prodotti contenenti retinolo che sono favolosi è lui, Drunk Elephant. È da un po' che questo brand mi ha contattata, mi inviano i prodotti, ragazzi, sono rimasta molto molto colpita dalla qualità di questi prodotti. Drunk Elephant è diventato un brand che è volato in cima praticamente ai miei brand skincare preferiti, perché tutti i prodotti che utilizzo di questo brand li amo. In particolare però qui voglio menzionarvi questi due prodotti che sono della linea Fucsia. In particolare mi sono piaciuti la crema idratante contenente il retinolo, che penso stia per finire ormai, leggerissima, e poi l'olio sempre appunto di questa linea, anche questo fantastico, ne basta pochissimo e mi durerà invece secoli a differenza della crema. L'unica pecca, allora, sono fantastici questi prodotti, l'unica pecca un po' di questa crema purtroppo che ho notato è che è una crema molto gialla come colorazione semplicemente, e l'unico problema è che dovendo applicarla sempre la sera, perché qualsiasi prodotto con retinolo si applica solo la sera, e andando poi subito a dormire mi trovo sempre il cuscino tutto giallo. Questa è un po' l'unica pecca di questa crema, ma è fantastica davvero. Date, se non avete ancora veramente incorporato il retinolo nella vostra routine, fatelo. Sono decenni e decenni di studi per quanto riguarda i benefici del retinolo sulla pelle, è una cosa ormai più che confermata, e quindi appunto se non avete ancora iniziato ad utilizzare il retinolo, fatelo, lo dico a tutte le mie amiche, cioè sono tipo ormai fissata, però ragazzi,
per quanto mi riguarda, e tra l'altro è anche il nemico numero uno delle rughe. Non l'ho menzionata qui questa cosa, ma ragazzi, è l'antirughe più potente che si possa utilizzare il retinolo, quindi mi raccomando, appunto, non fatelo mancare nella vostra skincare. Arriviamo alle ciglia. Mi chiedete sempre: Nicole, come fai ad avere ciglia così lunghe? Nicole, quali sono i sieri che utilizzi per le ciglia? Questa domanda ormai mi arriva ovunque e quindi non potevo non menzionarvi anche in questo video, ragazzi, ma è ormai un mio alleato. Io amo questo prodotto, cioè non ho mai più fatto la laminazione alle ciglia da quando lo utilizzo. Le ciglia piegate all'insù, molto più lunghe, molto più folte, molto più nere, cioè io le guardo e dico: ma queste sono mie, cioè queste non sono le mie ciglia naturalmente sono corte, dritte e bionde, ok? Le ciglia più insulse al mondo. Quindi se io, che ho queste ciglia naturalmente, ok, sono arrivata al punto di avere ciglia così in cui tutti mi chiedete che cosa utilizzo, è perché il merito è semplicemente suo. Ed è il Revitalash, il siero ciglia Revitalash. Lo conoscete, ne ho parlato in lungo e in largo sul mio canale, quindi non mi soffermerò troppo, ma è un siero veramente è portentoso. Mi ha cambiato le ciglia, le allunga in una maniera incredibile, veramente. Ha qualche effetto collaterale, quindi informatevi un attimino su questi sieri, perché a me lascia la pelle un po' macchiata, tipo, e quindi devo sempre, sempre correggere con il correttore. Però è miracoloso e non posso vivere senza. Davvero, questo ti dà dipendenza, ragazzi, e io non smetterò mai di usarlo, lo adoro, cioè è uno dei miei segreti di bellezza numero uno questo. Poi, visto che siamo in tema ciglia, passiamo al make up e parliamo di mascara. Allora, ci sono, allora c'erano tantissimi mascara che io volevo menzionare in questo video, ma pochi mascara sono stati quelli che mi hanno colpito o che mi sono portata, non perché non sostituisco i prodotti usati, ovviamente ne ho comprati di nuovi, però prodotti che mi sono portata dal 2021 e che ho voluto continuare ad utilizzare durante tutto il 2022 e che sto continuando ad utilizzare nel 2023 perché sono portentosi. E appunto uno è stato una scoperta e questi altri invece sono prodotti che già utilizzavo e che continuo a ricomprare. Per quanto riguarda questo, questo invece Benefit me lo spedisce sempre, sono il Maybelline Sky High. Lo conoscete questo, ne parlano tutti, ragazzi. Io non sono mai stata sponsorizzata da Maybelline, purtroppo. Maybelline, contattami. Non sono mai stata sponsorizzata da Maybelline per parlare di questo mascara, ma ragazzi, è fantastico, è portentoso. L'ho acquistato ancora prima che uscisse in Italia e ne ho acquistati tipo, ogni volta che li acquisto ne acquisto tipo 3 o 4, perché faccio scorta, perché è fantastico questo mascara. Ha lo scovolino in silicone, le setole che piacciono a me sono molto molto corte e infatti danno un effetto pazzesco sulle ciglia, proprio Bambi, e non sbava, si asciuga subito, è fantastico ed ha anche un costo parecchio contenuto, insomma non è un mascara super di lusso con un prezzo assurdo, anzi. Altro mascara favoloso per quanto mi riguarda che uso da quando è uscito e non smetterò mai di utilizzarlo perché è, per quanto mi riguarda, uno dei mascara migliori, è il The Real Magnet di Benefit. Anche questo scovolino con setole corte e in silicone. Per quanto riguarda le mie ciglia, questi sono gli scovolini che funzionano meglio, c'è poco da fare. Questo, vabbè, mi avete sentito parlare anche di questo miliardi di volte, ma quando devo utilizzare un buon mascara, cioè io vado sempre per questi due. È così, e quindi dovevo inserirlo in questo video. È uno dei miei mascara preferiti, lo porto con me quando viaggio in versione mini size, lo utilizzo quotidianamente, spesso quando mi chiedete che mascara utilizzi, ho proprio questo addosso. E poi c'è una new entry per quanto riguarda appunto il mascara, ma volevo assolutamente menzionarvi questo di Valentino. Non mi ricordo se mi fosse piaciuto particolarmente quando avevo fatto il video dedicato, ma poi l'ho amato e l'ho ricomprato, ed è, in realtà non so che nome abbia, non c'è scritto il nome, in realtà c'è scritto solo Valentino Beauty, ma è l'unico mascara, sì, è l'unico mascara che hanno praticamente da Valentino. In realtà questo ha le setole, anche questo sono molto corte, ma non è in silicone, però
Mi ricorda un po' lo scovolino del Better Than Sex di Too Faced, perché ha tantissime tantissime setole e tutte di dimensioni diverse, e anche questo è fantastico, ragazzi. Non sbava, rende le ciglia molto molto nere. Questa è forse la cosa che mi piace di più di questo mascara, perché ti lascia veramente ciglia di un nero intenso, di un color carbone proprio intenso, che è favoloso e non crea grumi. Io detesto i mascara che creano grumi, non li sopporto. Se provo un mascara che mi crea grumoletti, lo butto, non lo uso mai più, perché se c'è una cosa che non sopporto sono le ciglia a ragno. Quindi tutti questi tre mascara che vi ho consigliato appunto sono ottimi per quanto riguarda i grumi. Non sbavano, non fanno grumi, non colano. Queste sono le cose importanti in un mascara. Poi, lo sapete, io sono un amante dei rossetti, quindi ne ho diversi che voglio menzionarvi in questo video. Anche qua mi sono trattenuta perché volevo farvene vedere tantissimi, ma alcuni sono quelli che già avevo menzionato l'anno scorso, quindi non ve li rimenzionerò, ma ci sono dei rossetti che io ho scoperto e che amo, e questi sono un po' i rossetti che mi vedete indossare sempre nei vari video, quindi segnateveli perché appunto me li vedete indossare spesso. Allora, iniziamo con Christian Dior. Questo è, allora, in realtà sono andata da Sephora un giorno a Milano a farmi truccare, e mi hanno truccata con questo rossetto. Mi è piaciuto subito, immediatamente l'ho acquistato, ed è un rossetto liquido opaco, è il Forever Liquid colorazione numero 100, ed è questo rosa nude davvero stupendo, bellissimo, è molto molto naturale, si asciuga, ci mette qualche minuto ad asciugarsi, poi diventa completamente appunto opaco. Amo il colore e la tenuta di questo rossetto, sono fantastici. Poi devo assolutamente menzionare in questo video una lip combo che mi ha fatto impazzire da quando l'ho scoperta, e potete riconoscere dal colore, dal pack, sono di Chiara Ferragni. È la lip combo uscita con la sua ultima collezione di make up, ed è questo rossetto rosato nude. Ragazzi, anche questo è stupendo, è bellissimo, e in abbinamento c'è anche la matita. Ho perso il tappo di questa matita, quindi ne ho messo un altro, ok, non fate caso al tappo, ma c'è anche la matita dello stesso colore che utilizzo sia singolarmente in realtà, a volte, oppure assieme. Io veramente adoro sia il fatto che sia un rossetto estremamente cremoso, lascia le labbra super super morbide, ma anche un'ottima coprenza. Ovviamente non è un rossetto opaco, quindi va ritoccato durante la giornata, non rimane particolarmente appiccicato alle labbra come i rossetti opachi o come le tinte, ma adoro la colorazione di questo rossetto, adoro il combo, adoro anche utilizzare solo la matita con un po' di burro cacao sopra. Sono veramente, mi hanno stupita tanti questi due prodotti, ma sembra il colore perfetto per me. Mi sono stati spediti da Chiara e dopo averli provati sono impazzita, adesso li utilizzo tantissimo. Li ho provati con voi in un video per testarli e poi mi sono piaciuti talmente tanto che li utilizzo sempre. Altro prodotto che ho scoperto grazie a voi, perché vi ho fatto un video dedicato ai prodotti Rare Beauty ed ho scoperto questo rossetto, ragazzi, che è volato, anche questo è volato in cima ai miei top, diciamo, 5 rossetti preferiti di sempre. E qui ho la versione mini, ma dovrò assolutamente comprare la versione full size, perché c'era il kit con matita e rossetto ed era purtroppo in versione mini, non me ne sono accorta quando l'ho acquistato, però tutto sommato ho potuto provarlo e adesso voglio acquistare il full size. Questo è quello che mi rimane di questo rossetto, veramente me lo sono praticamente mangiato, ma è stupendo, è un pochino più nude, meno rosato rispetto a quello di Chiara Ferragni. Questo ha un finish satinato e, cioè, mi dispiace quasi utilizzarlo per gli swatch, perché vi giuro lo finirò prestissimo questo rossetto, e sì, è stupendo, io adoro, cioè poco da fare, a me piacciono i nude rosati, sono quelli che mi stanno meglio, e questo è stato una mega mega scoperta. Altro rossetto che è stato una mega scoperta, e se ci penso anche questo è stata una scoperta che ho fatto grazie a voi, perché ho fatto il video dedicato al make up di Gucci, e questo era quello che tra tutti mi sembrava il più carino come colorazione, l'ho preso in negozio.
E infatti mi sono innamorata di questo colore. In realtà è un pochino più scuro rispetto alle colorazioni che io utilizzo di solito, cioè come nuance ci siamo, perché è un tipo un color carne rosato, quindi come tonalità è giusta, ma è parecchio scuro. Infatti quando lo indosso si nota che è un po' più scuro rispetto ai rossetti che uso di solito, ma è bellissimo, è molto cremoso, molto morbido sulle labbra, ha una coprenza pazzesca questo, praticamente non serve neanche ritoccarlo perché rimane veramente molto sulle labbra e la colorazione è stupenda, veramente provateli i rossetti Gucci perché sono ottimi, anche se non hanno purtroppo tantissima scelta di tonalità, c'è da dire, ma come qualità sono top. E poi ultimo rossetto che voglio assolutamente menzionare in questo video, anche questo è stato una scoperta, è il rossetto liquido, liquid lipstick di Vanessa Ziletti in colorazione Daydreamer. È un liquid matte, ragazzi, io adoro questo rossetto, a parte che allora si applica, si lascia asciugare per un paio di minuti e poi diventa completamente opaco e non si muove più dalle labbra, cioè questo praticamente non va neanche ritoccato durante la giornata, a meno che non stia fuori veramente tutto il giorno. Ha una tenuta fantastica, anche quando devo mangiare, vado a cena, mi rimane sulle labbra, è fantastico. E adoro anche la colorazione naturalmente di questo rossetto, che sembra davvero fatta apposta per me, è un pochino più viola rispetto agli altri che vi ho fatto vedere, ma appunto anche questo è un colore che mi fa impazzire e molto spesso quando lo indosso mi chiedete che rossetto indosso, e lui, ragazzi, è stupendo, mi piace moltissimo anche quello rosso, bello intenso, sempre di questa collezione di Vanessa Ziletti, ma il mio preferito, che veramente mi ritrovo ad indossare spessissimo, è questo, il Daydreamer. Poi ragazzi, devo assolutamente menzionarvi un altro prodotto che non ha a che vedere con il make up, quindi ritorniamo un attimino diciamo sulla skincare, anche se non è propriamente un prodotto skincare, e lui è un rasoio per il viso, questo è di Braun. Ho lavorato con Braun nella sponsorizzazione di questo prodotto un paio di anni fa, ma soltanto ultimamente lo sto utilizzando proprio, cioè, religiosamente sempre, prima ogni tanto, adesso religiosamente lo utilizzo sempre. Perché utilizzo un rasoio per il viso? Perché ragazzi, una volta che voi togliete la peluria, lo so, non si vede, ok? È corta, peluria tipo pesca, però vi giuro, se voi la togliete, l'applicazione e la resa di tutti i prodotti che mettete sulla pelle sarà mille volte meglio, ok? L'ho provato sulla mia pelle, sentivo tutti dire questa cosa e dicevo no, vabbè, ma no, ma a me non va di andare a rasare la mia faccia, eccetera, eccetera. Vi giuro, è stata la cosa migliore che io abbia mai fatto, perché davvero il fondotinta visto su una pelle senza quella peluria è mille volte più naturale, cioè è proprio una cosa diversa, e da quando ho scoperto questa cosa non riesco assolutamente più a smettere, cioè non riesco, non posso più smettere di utilizzarlo. Ecco, questo è il succo del discorso, ragazzi, e piccola parentesi, no, il rasoio non fa ricrescere i peli più duri, no, il rasoio non fa ricrescere i peli più spessi, no, non li fa crescere più velocemente, il pelo che ricresce, se lo tagliamo con il rasoio, cresce uguale, identico a prima, ok? È una cosa provata scientificamente? Sì, giusto, non è una cosa che mi sto inventando, ok? Quindi lo so che è ancora molto radicata nella nostra... nella nostra società quest'idea, ok, del fatto che se andiamo a passare il rasoio il pelo poi cresce più duro, più spesso, più nero, più velocemente, eccetera eccetera, ma no ragazzi, è una cavolata, non è assolutamente vero. Quindi utilizzate il rasoio sul viso senza preoccuparvi di questa cosa, anche se è vero che se fate invece la ceretta, il pelo, togliendolo con tutta la radice, si indebolisce nel tempo, quindi la cosa migliore è sempre andare a strappare. Io, per quanto mi riguarda, con la mia pelle delicatissima non posso fare cerette perché mi fanno proprio ustioni, e quindi questo è diventato ormai uno dei miei migliori amici, è semplicemente un
rasoio come quelli da barba, praticamente però molto più piccolino. C'è anche la lucetta che ti fa vedere meglio, insomma, appunto vado così a passarlo, cioè da qua in giù in realtà, sulla fronte no, forse dovrei, non lo so, comunque da qua in giù su tutto il viso, ragazzi, e appunto per quanto mi riguarda non tornerò mai indietro. Questo è il Face, si chiama solo Face Razor di Braun. Poi per quanto riguarda il fondotinta, ragazzi, anche qui è stato difficile scegliere, ma ho voluto anche in questo caso scegliere prodotti che sto usando da secoli e che continuerò ad utilizzare, quindi prodotti che conosco molto 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 bene e che davvero mi sento tantissimo di consigliarvi, perché per quanto mi riguarda sulla mia pelle, dopo tutti gli anni di prove che ho fatto, questi sono quelli che hanno un effetto migliore su di me, più naturale, coprenza migliore, eccetera eccetera, e sono due in particolare, ne ho due in realtà di questi perché ho due colorazioni diverse che mischio, ma sono due i fondotinta che mi sento di consigliarvi. Il primo, nudissimo Diego Della Palma, già sicuramente lo conoscete, ma ragazzi vi confermo, ho acquistato decine di boccette di questo fondotinta praticamente, continuo ad acquistarlo perché su di me funziona alla perfezione, ha tutto quello che voglio in un fondotinta: la colorazione perfetta, la coprenza perfetta, la durata perfetta, cioè per quanto mi riguarda è appunto un sogno questo fondotinta, ed è il nudissimo, la versione per pelli miste, mi raccomando, perché poi c'è anche la versione per pelli secche, e questo è talmente fantastico che potrei anche non applicarci la cipria e anche sulla mia pelle mista rimane tutto il giorno. Io lo adoro, sì, l'ho utilizzato anche oggi, lo adoro, lo amo. Non c'è altro da dire, è perfetto sotto ogni punto di vista questo fondotinta. Altro fondotinta che per me è miracoloso, molto molto simile tra l'altro al nudissimo di Diego Della Palma, è di Dior ed è il Forever in versione anche questo per pelli miste. Ragazzi, stessa identica cosa, coprenza fantastica, io non sopporto, cioè veramente io non sopporto, io ho proprio una rabbia dentro per i fondotinta che non coprono, cioè tipo quello di Rare Beauty, no? Cioè ci sta, ok, bellissimo, effetto super naturale, ok, però se non mi copri le imperfezioni, che cosa me lo metto a fare il fondotinta? Cioè, ditemi, ditemi voi, non ho neanche brufoli, neanche i rossori mi riescono a coprire certi fondotinta, cioè, che senso ha? Tanto vale mettere una crema colorata, una BB cream, metto solo un po' di correttore, ma non ha senso per me mettere il fondotinta se poi non mi copre le imperfezioni, cioè è una cosa che non sopporto, ok? E quindi anche qui la coprenza è giusta, nel senso non è troppo forte, non fa mascherone, non si vede addosso, ed è proprio questo che mi piace, l'abbinamento tra coprenza giusta, quindi almeno media, ma risultato super naturale anche da vicino, quasi effetto airbrush, questo è fantastico. L'unica pecca di questo fondotinta che quello di Diego Della Palma non ha è che leggermente questo tende ad ossidare. Io ho preso la colorazione 1N, ma secondo me avrei dovuto prendere la cos'era, la 05, o comunque la colorazione appena più chiara di questo fondotinta, perché una volta applicato il colore è perfetto, dopo qualche ora è un pochino troppo scuro per me, quindi sì, anche questo è fantastico, ma occhio che potrebbe un pochino ossidare, e non necessariamente i fondotinta che ossidano significa che sono non sono buoni fondotinta, assolutamente, è una reazione che è normale a contatto con l'aria, quindi alcuni fondotinta hanno un po' più questa cosa, altri meno, ma non significa assolutamente che non sia un buon fondotinta, l'importante è appunto tenere conto di questa cosa. Quindi questi due, ragazzi, veramente questi sono i miei i fondotinta preferiti di sempre, li amo e li consiglierei a voi come farei con un'amica. E poi, ragazzi, non ero sicura se inserire anche questo prodotto oppure no, ma visto che l'ho utilizzato veramente tanto nel 2022, tant'è che l'ho praticamente finito, penso si possa vedere, e ragazzi, cioè, se io con tutti i prodotti che mi arrivano e tutti i prodotti che ho riesco a finire un prodotto arrivando alla cialda, significa che quel prodotto veramente mi ha colpito e che ogni giorno vado a pescare lui quando avrei altre centinaia di prodotti uguali, identici. Quindi appunto già questo penso che basti. Questo è il
aiuto. Praticamente mi sono svuotata mezzo prodotto addosso. Questo è il Dandelion Twinkle di Benefit. È un prodotto in polvere, è un illuminante. Non è l'illuminante più accecante che esiste al mondo, ma se mi conoscete sapete che a me piacciono i prodotti che si vedono ma che hanno un effetto comunque naturale. Quindi l'illuminante voglio che sia un po' l'effetto della luce riflessa sulla mia pelle. Non voglio effetto palla da discoteca, non lo so, per me quello è un pochino troppo, su di me non mi vedo. Mentre con illuminanti che illuminano ma senza esagerare mi trovo benissimo, e questo è l'illuminante perfetto per me, lo metto sempre, ogni giorno. Praticamente nel 2022 ho utilizzato meno ombretti ma più illuminante, e lo utilizzo sempre ogni giorno sull'angolo interno dell'occhio, che ti dà veramente, ti fa sembrare subito più sveglia, più fresca, non lo so, è assurdo. Lo applico sempre anche sotto il sopracciglio, sulla parte finale, e poi sopra l'arco di Cupido, appena sopra dove andrei ad applicare poi il rossetto. E molto spesso, oggi no, ma molto spesso lo applico anche un pochino al centro del naso. Stranamente no, non applico l'illuminante sopra gli zigomi, perché la mia pelle è naturalmente lucida, ok? Quindi io devo tentare di renderla opaca, perché poi mi diventa lucida. Quindi non lo metto praticamente quasi mai sopra gli zigomi, ma appunto è ormai diventato un must per quanto mi riguarda. E se notate che indosso l'illuminante, appunto 90% che è lui. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Un video un po' old style, con i preferiti. Una volta, mi ricordo, li facevo mensilmente, adesso li facciamo annualmente. Spero davvero vi sia piaciuto questo video, scrivetevi nei commenti quali sono i vostri prodotti must have del 2022, se avete fatto qualche scoperta interessante. Mi raccomando, lasciatemi anche un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Quindi un bacio enorme a voi mia family, come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.